perché ci siamo potuti ritrovare quest'oggi dopo un cammino abbastanza travagliato, naturalmente, che tutti conosciamo e che stiamo ancora purtroppo attraversando. Comunque oggi siamo qui. Siamo qui con grande gioia nel nostro animo, nel nostro cuore, perché oggi il Signore ci fa dono, Gesù ci fa dono del suo Spirito. E noi salutiamo e ringraziamo di cuore, ecco, Don Gianluca, che a nome del nostro Vescovo oggi è qui con noi proprio per invocare questo grande dono. Ecco, lo Spirito Santo è un grande dono, è il dono per eccellenza, è l'amore che Gesù riversa su di noi. E questo veramente trasforma, anima un po' tutta la nostra vita. Quindi quello che Gianluca oggi invocherà su di noi, questo dono, è qualcosa di veramente grande e straordinario. Per questo noi siamo grati, ecco, a Don Gianluca di questa sua disponibilità e ci apprestiamo a vivere con lui questo momento di festa e di gioia. All'inizio di questa celebrazione eucaristica ringraziamo il Signore innanzitutto. Ci troviamo in un'occasione un po' particolare, questi sono giorni, mesi particolari, siamo un po' costretti per il nostro bene, per il bene delle persone accanto a noi, a una certa distanza, a una certa lontananza fisica, necessaria però bene di ciascuno, anche questa è responsabilità. Ma questo non deve farci dimenticare che c'è una vicinanza profonda, affettuosa, da parte della Chiesa. Innanzitutto a voi ragazzi, e la vicinanza del Vescovo, che attraverso di me, attraverso i sacerdoti, attraverso la comunità, si esprime per ciascuno di voi. Forse lontani fisicamente, ma vicini nel cuore, vicini nella presenza della Chiesa che vi è accanto, vicini del Vescovo, la vicinanza del Vescovo che si esprime per ciascuno di voi. Vorrei che la sentiste davvero questa mattina, con il suo saluto, il suo abbraccio, fratello. E la vicinanza del Signore. E all'inizio di questa celebrazione lo ringraziamo per le tante cose belle che il Signore mette nella nostra vita. Pensate quante cose. Questa giornata bellissima, voi, i vostri genitori, i vostri padrini, la comunità, quante cose belle, la vita. Anni fa, più di una dozzina di anni fa, qualcuno vi ha portato in questa chiesa e in un'altra chiesa al battistero. Sono stati i vostri genitori, c'erano ancora allora i padrini e i madrini, forse qualcuno ancora quello del battesimo, probabilmente no, vi portarono per ricevere il battesimo. Là i vostri genitori pronunciarono il vostro nome, vi chiamarono per nome, vi diedero quel nome che è il nome che portate con voi, che dice chi siete voi. Là pronunciarono la loro fede, rinunciarono a via del male per voi. Da voi avete ricevuto il battesimo. Ora siete voi. E questa è una cosa bellissima. Sono passati 12-13 anni e adesso siete voi. State diventando grandi. State diventando grandi. E diventare grandi vuol dire incominciare a prendersi delle responsabilità, a rispondere. Vedete prima cosa avete fatto? Vi ha chiamato Don Lorenzo e avete detto, ecco, vedi. Responsabili, essere responsabili, diventare grandi vuol dire dare delle risposte, vuol dire io rispondo, io ci sono, rispondo io, non dico sempre è la mamma, è il papà, piano piano, è un cammino piano piano, non tutto subito, però piano piano, di anno in anno, sarete voi a fare le vostre scelte, sempre di più, non tutto immediatamente, ovvio, ma piano piano vi aspetteranno delle scelte, la scuola, altre decisioni. Piano, diventando grande, farete voi le scelte della vostra vita, le relazioni che preferite, sarete voi a scegliere, sempre di più, risponderete voi. Questo è diventare grande, è rispondere delle proprie scelte, è assumersi le proprie responsabilità. Non siete soli, è vero, non siete soli, e per fortuna non siete soli. Ma è un cammino che ha delle tappe. State diventando grandi, fisicamente state diventando grandi, sempre di più. E questo avviene un po' automaticamente, no? Viene un po' l'organismo alla sua tappa di evoluzione, le segue in qualche modo, una sua cronologia e la persegue. Se niente lo interrompe, lui va avanti. State diventando grandi nella testa. Questo non è ovvio però,
Questo non è sempre ovvio, diventare grande anche a testa, perché vedete, non è solo una questione di un titolo di studio, non è solo una questione di studiare di più, di avere conoscenze. Questo basta prendere Wikipedia, ci sono un po' tutto. Che sia poi tutto vero, non è detto, però non è solo avere un contenuto. Crescere nell'intelligenza, vedete, crescere nella testa, no? Nell'intelligenza, e vuol dire anche qualcosa d'altro, vuol dire avere dei pensieri alti. E non pensate che sia semplice ragionare con la propria testa. Perché vedete, ognuno crede che oggi sia più semplice del passato ragionare con la propria testa. Non è vero! Vi assicuro che è molto più difficile. Perché vedete, nel passato lontano, non è che c'era la Chiesa che decideva cosa dovevi pensare, non c'era la Chiesa. Poi ci sono stati gli anni delle ideologie che decidevano cosa dovevi pensare, i partiti, le cose. Oggi invece io sono libero, no? Oggi è più difficile pensare con la propria testa, perché sono gli algoritmi che decidono cosa pensi. Non crederete di essere liberi? È molto più difficile. Perché con i vostri cellulari, con le applicazioni che voi usate, con le ricerche che voi fate, qualcuno decide come guidare il vostro pensiero. Qualcuno decide che cosa devi trovare. Qualcuno ti segue, sa i tuoi gusti e sa come indirizzarti. E noi queste cose non ci accorgiamo, capisci? Non ci accorgiamo perché ci viene così spontaneo. Vado su Google, faccio una ricerca. Ma c'è qualcuno che ha deciso cosa prima devo trovare, cosa farmi vedere innanzitutto. Non è niente di casuale. Oh, non è una teoria complottonista, non è che sia un complotto, è il mercato, ragazzi, è il mercato, noi siamo in un mercato fondamentalmente, serviamo per far vendere un mercato. Ecco perché è più difficile ragionare con la propria testa, perché tu con il tuo cellulare, con il tuo internet lì, pensi di ragionare tu, di essere tu. Prendo Don Gianluca, le presento i ragazzi che quest'anno si sono preparati a ricevere il dono del sacramento della confermazione, e che tra poco, per l'imposizione delle sue mani e l'unzione con il Sacro Crisma, saranno resi testimoni del Signore Gesù risorto. Ecco i loro nomi. Agazzi Matteo. Eccomi. Angioletti Federica. Eccomi. Bonfanti Gaia. Bravi Giulia. Capelli Simona. Cornali Alice, Gamba Maria Lucrezia, Giupponi Sofia, Gotti Emma, Losi Ingrid, Mandelli Edoardo, Manzoni Pietro, Pagani Chiara, Pansa Asia, Pesenti Andrea, Pesenti Chiara, Piatti Michele, Rota Angelica, Rota Aurora, Scalcione Anna, Zonca Marica. Carissimi, tenete vivo nel vostro cuore il desiderio di testimoniare con tutta la vostra vita il Signore Gesù morto e risorto per voi. Sì. Benediciamo il Signore, a Lui onore e gloria nei secoli. Attivi ragazzi, siamo attivi, perché è una cosa bella questa, la cresima, quindi è vero che siamo qui in queste condizioni giustamente, con le mascherine e tutto, però è la vostra celebrazione. Questa è la cosa bella, che partecipiamo tutti noi e anche voi bei presenti. Siete ormai, abbiamo l'ora, avete dormito un'ora in più tutti, quindi tutto sommato è un'ora buona. Vorrei all'inizio ringraziare, davvero ringraziare i vostri sacerdoti che vi hanno accompagnato in questo percorso, in questo cammino, Don Mario, Don Giorgio, Don Lorenzo, e attraverso di loro un po' tutti i sacerdoti che in questi anni vi hanno accompagnato e la comunità con loro. Qui un legame un po' particolare con Almenno, che solo tra i tanti preti, due,
i miei compagni, Don Angelo Roncelli e Don Diego Nodari, sono originari di qui, quindi c'è un po' un legame di una vita con almeno San Salvatore. Un grazie a loro, un grazie ai vostri catechisti e attraverso di loro a tutti i catechisti che in questi anni, dalla prima comunione, prima confessione, vi hanno seguito, e il senso della preoccupazione della cura della comunità verso ciascuno di voi. Un grazie sincero ai vostri genitori. Io credo che mai si... Non li ringraziamo abbastanza, i genitori. Io spero che voi ringraziate i genitori innanzitutto per il grande dono che vi hanno dato della vita. Perché se voi siete qua, lo dovete ai vostri genitori. Se siete qua nel mondo, al di là dell'essere qua in chiesa oggi. E spesso non li ringraziamo abbastanza per tutto quello che di buono fanno per voi. I vostri genitori avranno qualche difetto, pochissimo, sono sicuro che sono pochissimi i difetti, sono più i pregi che hanno, e tante volte ci si dimentica di dire grazie. A loro va anche il ringraziamento perché se siete qui in chiesa e perché anche loro ci hanno tenuto, già in primo luogo con il battesimo, e poi accompagnandovi in questi anni, insistendo, perché credo che se non ci sarebbe, non ci fosse stato il loro supporto, non sareste qua. Neanche in chiesa. Quindi li ringraziamo per questo, dico a loro non mollate adesso, perché può sembrare che sono arrivati alla crisi, ma abbiamo finito il nostro impegno e cercate di sostenere anche i ragazzi anche nei mesi che verranno, negli anni che verranno, perché alla fine il vostro esempio conta molto più di quello che voi pensiate. Un grazie ai padrini e alle madrine che sono qui accanto a voi. Anche a loro davvero l'augurio di ogni bene e al tempo stesso permettete di dirvi che non sia semplicemente, mi auguro, che non sia soltanto così, oggi siete qua e poi basta, finita la cosa in questa piccola cerimonia, che siate un po' per questi ragazzi una persona di riferimento. Non vi dico, non pretendo di dirvi siate bravi cristiani, siate delle brave persone, che è una cosa che... Già essere un buon cristiano, essere una persona, sarebbe già un ottimo risultato. Persone che ci sono nella vita di questi ragazzi. Che questo essere qui questa mattina seduti non sia semplicemente, ecco, sono qua. E poi dopo, finita la giornata di oggi, è finito tutto. Siate delle persone comunque che ci sono, dei riferimenti per questi ragazzi. Persone alle quali possono rivolgersi contando sul loro consiglio. Forse non vi chiederanno mai niente, non so. Però voi ci siete. E questo è importante, avere qualcuno che è veramente padrino e madrina, nel senso che qualcuno che, a cui puoi fare riferimento, che è un po' come i tuoi genitori, si prende l'impegno di sostenerti con un buon consiglio nella vita, c'è nella tua vita. Sarebbe già una cosa grandissima se riuscite a fare questo. Grazie a voi ragazzi che avete deciso, scelto, un po' sopportati probabilmente, però avete scelto di dire, di confermare il dono dello Spirito che avete ricevuto nel vostro battesimo. Grazie a voi, spero che non sia l'ultima volta che ci vediamo. Non perché troppo, forse chiuderanno ancora le chiese, non si sa, questi sono dei piccoli, ma perché capita qualche ragazzo, esclusi quelli di almeno, esclusi i presenti sicuramente, che con la cresima non li vedi più. Forse li recuperi qualcosa al matrimonio, ma un 10%. Che non sia l'ultima, sarebbe triste, avete detto, chi all'inizio ha salutato ha detto questo, che non sia il capolinea, speriamo di no, è una delle tante fermate, anzi vorrei dire, è la partenza per un percorso che va ancora più avanti.